questi impresari che c'avevano i teltoni e tutto, un certo russo, e allora lui mi ha detto, dice, potreste fare un paio di giorni, io ti prendo io con la macchina, ti prendo, che io abitavo a Corona. E ho detto ok, dice, ti do $50 ogni volta che tu al giorno, però dovevo fare solo uno spettacolo, due spettacoli, non più di quello niente. Così un giorno era il periodo di quando era uscito Twist, detto, sai che uno si muoveva, e io salivo su un piccolo stage con una piccola pedana nel mezzo, e io sono salito sopra con un tavolinetto piccolo di questo, mi sedevo e cantavo con uno che suonava il piano. A un certo punto sale una bella mulatta, ma io gli arrivavo dove la parte. Sa come quella battuta che dici, e questo lo possiamo dire, quella canzone che dici, o te lo profazio, se bomo te lo dico avvicinati un poco, che sotto lo che dico c'è la vampa dello fuoco, e io arrivavo proprio vicino alla vampa dello fuoco, e così ci siamo messi a barare con questa qui si mette a fare i suoi movimenti con quel petticciolo, quello pappe che aveva, però a un certo punto si toglie il reggiseno. E vengono fuori due memmelle che arrivano vicino sotto alla pancia. E dico, questa che sembra proprio la capra di mia sorella, quella che dove pungeva il latte. E così questa si metteva a muovere, a muovere, a muovere. E a un certo punto, come io ero che abballavo, lei sembrava che aveva una pompetta, puff! E mi dà con la sua memmella qui sulla faccia. Io sono rimasto, tutta la gente si sono messa a ridere. Io dentro di me facevo, che cosa ride? Allora ho fatto quei due spettacoli e dopo non ho voluto andare più perché la faccia si faceva rossa, dico per 50 dollari mi deve rompere pure i denti. Una minata in via sulla faccia destra, una minata sulla faccia sinistra, mi fece la faccia che i mennazze.